più incredibile, Pinocchio, che si aprono le porte. Adesso è finito, adesso ho un bellissimo burattino! Burattino tutto mio! Ho un burattino! Ho solo un burattino! Eppure rispettoso! Appena finito di fare un ginocchio, mi ha tirato un calcio! Brigante Durlalazzo! Non sei neanche finito di fare e già manchi di rispetto a tuo padre? Male, ragazzo mio, male! Ma io li voglio bene. E adesso glielo vado a mangiare, lo vestirò, o lo manderò a scuola, Perché mi... Pinocchio! Pinocchio! Dammi la palla! Pinocchio! Pinocchio! Ci ha curato un figlio! Dammi la palla! Pinocchio! Se il mio bambino fosse qui, non mi troverei a morire dalla fame.
Fai brutta la fame, vero Grillo? Grillo? Oh, io ho fame, ho tanta fame. Ma sono solo, tanto solo. Babbino, babbino, dove siete babbino? Babbino, babbino, babbino. Babbino. Questi tre birre erano la mia colazione. Prendili, mangiali. Se volete che li mangi, fatemi almeno il piacere di sbucciarli. Di sbucciarli? Io non mangerò mai una frutta che non sia sbucciata. Le bucce non le posso sopportare. Chizzinoso il nostro Pinocchio, come lo comprendo. Il negligente fa la fame diligente. E poi io, bambino, sono il più buono di tutti i bambini e dico sempre la verità. Ti prometto, andrò a scuola e studierò. Inizierò domani. Sì, domani. Ma ti manca ancora una cosa importantissima per andare a scuola. E che cosa? Ma l'abbecedario! 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 Libro di istruzione elementare per imparare a leggere e scrivere! Il mio diploma da portinaio non mente! Padrone di ignoranza enciclopedica! Educa i tuoi ragazzi col gioco, così riuscirai meglio a scoprire l'inclinazione naturale! Dottore, niente! Non ho studiato niente e perciò ho imparato molto! Il primo momento che dovrebbe spingere un individuo a studiare è il desiderio di crescere la propria intelligenza per rendere un essere intelligente ancora più intelligente e intelligentissimo! Ma l'importante non è quello che si sa, ma quello che si è. Prendi l'abbecedario, Pinocchio! Ho venduto la mia casacca per comprarti. E ora vai, Pinocchio, vai a scuola! Corri, Pinocchio, corri a scuola! Il gatto e la volpe. Oggi in città mangia poco con il teatro dei burattini. Burattini! Tu vai a scuola. Certo, a noi piacerebbe molto andare a vedere lo spettacolo dei burattini. Ah sì? Ma il biglietto costa ben 3 soldi. E noi quanto abbiamo in cassa? Noi non abbiamo niente. Certo, è un vero peccato. Se avessimo un abbecedario nuovo come questo, forse anche noi potremmo venderlo e andare a vedere i burattini. Pinocchio, abbecedammelo! Abbecedammelo! Abbecedarselo! Abbecedarselo! Buotti! Di certo, Pinocchio, è un vero peccato che vai a scuola e lasci qui da soli i tuoi amici. E lo spettacolo dei burattini poi è così bello. Amici! Amici, ho avuto un'idea! Prendiamo la bici, dai! No! E con la scuola! Ma dai, la scuola c'è anche domani! Sì! Solo oggi! Ma che idea, Pinocchio, che idea! Che idea!
sembra un burattino fatto di un legno molto asciutto. Sono sicuro che se ti butto nel fuoco darei un'ottima fiammata in un tonnello. Babbo! Babbo, bambino, dove siete? Vieni a salvarmi, bambino! Non voglio morire! Bambino! Bambino, non voglio morire! Non voglio morire, bambino! Non voglio morire! Buone nuove, fratello! Il mangiafuoco è starnutito. Ciò vuol dire che si è mosso con passione per te. E oramai sei salvo! Smettila di piangere! I tuoi lamenti mi hanno mosso una cosa qui in fondo allo stomaco che quasi quasi... Felicità! Grazie! Ma il tuo babbo e la tua mamma sono ancora vivi? Il babbo sì, la mamma non l'ho mai conosciuta. Povero vecchio, chissà che dispiacere gli darei se ora ti buttassi in mezzo a questi fuochi ardenti. Povero vecchio, povero vecchio. Però vedi, bisogna accompagnare anche me. Io non ho più niente da buttare più dal fuoco. E tu avresti fatto il comodo. E sai che cosa farò? Prenderò uno dei miei burattini. Lo legherò ben bene e butterò il fuoco in mezzo al fuoco lui, perché voglio che il mio umore sia ben cotto. Pietà, signor Mangiafuoco! Qui non c'è nessun signore! Pietà, signor Cavaliere! Qui non c'è nessun cavaliere! Pietà, signor Commendatore! Qui non c'è nessun commendatore! Pietà, eccellenza! Ebbene, cosa vuoi da me? Vi domando grazia, per lui! Qui non c'è grazia che tenga! Se ho deciso di risparmiare te, bisogna che butti in mezzo al fuoco lui, perché voglio che il mio montone sia ben cotto! Quando è così, io conosco qual è il mio dovere. Avanti, legatemi le braccia e gettatelo nel fuoco. Perché no? Non è giusto che il mio amico debba morire per me. Ma tu sei proprio un caro ragazzo. Vieni qui e dammi un bacio. Dunque, la grazia è fatta. Ebbene sì, la grazia è fatta. E per questa volta mi accontenterò di mangiare il mio montone mezzo crudo. Ma la prossima volta, guai a chi tocca! Pinocchio, tuo babbo che mestiere fa? Guadagna molto? Povero vecchio. Ecco, 5 monete. Portagliele da parte mia. Corri a casa, Pinocchio, corri. E va via! Via! Mi dispiace che non mi crediate, perché se per caso ve ne intendete, queste sono 5 monete d'oro. Caro Pinocchio, ma cosa vuoi fare? Tenevi 5 monete d'oro. Primo, cerco però una bellissima giacchetta tutta d'oro con i bottoni diamanti per mio babbo. Secondo, cerco però un bellissimo abbecedario. Per me! Un abbecedario? Perché? Sì, perché ho deciso di andare a scuola. Ma è assai buono. Certo, il nostro caro Pinocchio va a scuola. Caro Pinocchio. Ma non ti piacerebbe forse che queste 2 5 misere monete raddoppiassero? Attento, Pinocchio, attento ai consigli dei cattivi
piacerebbe che queste due 5 piccole monete diventassero 10, 100, 1000. E allora vieni con me nel paese dei barbagianni. Prima però, Pinocchio, vieni, caro Pinocchio. Fermiamoci un po' qui, giusto per mangiare un bel colpo e riposarci un po'. Mezzanotte poi ripartiremo. Io vado da essere all'alba nel campo dei miracoli, nel paese dei barbagianni. Se ne sono già andati e il conto non l'hanno pagato. Quelle sono persone troppo educate perché facciano un affronto simile alla signoria vostra. Mi hanno detto di avvertirla, l'aspettano domani mattina al campo dei miracoli allo spuntare del giorno. Thank you.
In questa casa non c'è nessuno. Sono tutti morti. Aprimi almeno tu! Sono morta anch'io. Morta? E cosa fai così? Alla finestra! Aspetta la Mara che venga a portarmi via. Quella bambina dei capelli turchini, abbi pietà! Aprimi! Abbi pietà di un povero ragazzo inseguito dagli assassini! Yeah.
Anche se sei vivo, tu hai la febbre, Pinocchio. Vedi questa medicina? È amara. Ma se tu la bevi, in pochi giorni guarirai. Bevila! Questa è una medicina necessaria affinché tu guarisca. Bevila! Bevila. Poi, quando l'avrai bevuta, io ti darò questa caramella dolce e colorata. No! Bevila, coraggio! Bevila, coraggio! Bevila, Pinocchio, coraggio. Prendi la medicina, ti farà bene. Questa è una medicina necessaria perché tu guarisca. E poi, Pinocchio, non hai forse paura della morte? Paura della morte io? Nessuna! Piuttosto la morte che bere quella medicina lì. Bene, Pinocchio, hai fatto la tua scelta. Thank you.
Nostro caro, caro Pinocchio! Ma che cosa fai, Pinocchio, in questi luoghi? Aspetto il mio babbo, che devo arrivare di momento in momento! Certo, il babbo, Pinocchio, ma dimmi, le tue 5 monete d'oro? Le ho ancora in tasca, meno una me l'ha spesa all'osteria del Gambo Rosso. Sì, certo, Pinocchio, è un vero peccato. Pensa che le tue 4 monete d'oro domani potrebbero diventare 10. No! 100! 1000! Ma perché, Pinocchio, non dai retta al mio consiglio? Perché non vai a seminarle nel campo dei miracoli? Oggi non è possibile, ci andrò un altro giorno. Ma Pinocchio, un altro giorno non è possibile, sarebbe troppo tardi. Quel campo è stato comprato da un gran signore e da domani nessuno potrà più seminarmi i propri denari. Ma quanto è distante questo campo dei miracoli? 2 chilometri appena, Pinocchio. Vieni con noi. In mezz'ora siamo lì. Segni subito le tue monete. Dopo pochi minuti sono già 2000 e questa sera torni qui con le tasche piene, Pinocchio. Ho deciso, vengo anch'io. Eccoci giunti, Pinocchio. Adesso, mettiamo la terra. Scava, scava, Pinocchio, devi scavare bene. E adesso dentro tutte le monete. Tutte, Pinocchio, tutte. Tutte. Bene, scava, scava ancora, bravo, Pinocchio. Adesso manca qualcosa. Un po' d'acqua, Pinocchio, ma mettila tutta così cresce ancora più lentamente. Tutta, tutta è importante l'acqua. Vai, vai, vai. Bravo, che bravo, bravo. C'è altro da fare? Niente, Pinocchio. Adesso possiamo andare. Tu però, tra 20 minuti, torna e scoprirai l'arboscello già cresciuto dal suolo e con i rami tutti carichi di monete d'oro. Reach.
mattino? Perché siete morto? Perché? Perché non sono morto io al posto vostro? Io sono tanto cattivo. E voi invece tanto buono. E il mio babbo? Dove sarà il mio babbo? Oh Fatina, ditemi almeno dove è il mio babbo. Fatina, ditemi che non siete morta veramente. Fatina, cosa farò tutto solo in questo mondo? Questo paese non è fatto per me. Non ho un soldo. E mi sento morire di fame. È duro. Qualcuno mi fa la carità? Un ragazzo mio, ti do io 5 monete d'oro se mi dai una mano a portare queste pietre, dai, vieni qua, che sono pese come sono pese. Mi meraviglio, per bastardo, io non ho mai fatto il somaro, non ho mai tirato il carretto. Ah sì, eh? Non hai mai tirato il carretto. Allora, stai un po' dove stai, va, scansa fatiche, che me ne porto da solo. E se lo scansa fatiche... Fareste la carità a un povero ragazzo che sbadiglia dalla fame? Oh, certo, ragazzuolo, se mi dai la mano a portare sta calzina ti do 5 pezzi di pane, va! Ma la calzina le pesa e non voglio pura fatica! Allora, sai cosa ti dico, patacca più patacca, che ti devi trovare un lavoro onesto e poi lo trovi da solo, vamo là! Mi fareste bere una sorsata d'acqua dalla vostra bocca? Bevi pure, ragazzo mio. La fame me la fette me la sono levata, così potessi levare anche la fame. Se mi aiuti a portare a casa una di queste brocche di acqua, ti darò un bel pezzo di pane e insieme col pane ti darò un bel piatto di cavolfiore condito con l'olio e con l'aceto. Insieme al cavolfiore darò un bel confetto ripieno di rosolio. Ma ve la porto fino a casa. Cos'è mai tutta questa meraviglia? E anche voi mi rammentate? Voi mi ricordate? Sì, sì, gli stessi capelli e anche gli stessi occhi. E poi la stessa voce! Fatina, ditemi che siete voi, che ho soffrato tanto, ho pianto tanto! Vi ho fatto un burattino, come hai fatto a capire che ero io? Ma è anche un bene che vi voglio, che me l'ha detto! Ti ricordi, vero? Mi lasciasti bimba, ed ora mi ritrovi donna. Talmente donna, che potrei quasi farti da mamma. E allora io, invece di sorellina, potrei chiamarvi la mia mamma, quella tanto che mi stufo di avere una mamma come tutti gli altri bambini. Ma dite, come avete fatto a crescere così in fretta? È un segreto! Insegnatemelo! Poi non vedete, sono rimasto con un soldo di gatto. Ma tu non puoi crescere. Tu sei un burattino. E i burattini non crescono mai. Nascono burattini. Vivono burattini e muoiono burattini. Ma io sono stufo di fare la vita del burattino. Ormai sarebbe ora che diventassi un uomo anch'io. E lo diventerai se saprai meritartelo. È una cosa facilissima. Comincia a diventare un ragazzino per bene. Ma io non lo so. Tutt'altro. I ragazzi per bene sono ubbidienti. E tu invece? Ma io invece non ubbidisco mai. Ragazzi per bene prendono amore alla scuola o al lavoro. E tu? E io faccio il bighellone e il vagabondo tutto l'anno.
I ragazzi per bene dicono sempre la verità. Ah, io sempre le bugie. I ragazzi per bene vanno volentieri alla scuola. Alla scuola? Fa venire dolore di corpo! Ho deciso di andare! Me lo prometti? Però non vorrei fare né arti né miscele. Perché a me il lavoro fa fatica. Ragazzo mio, quelli che dicono così finiscono quasi tutti in carcere o all'ospedale. L'uomo, per sua regola, nasca ricco o povero, è obbligato a fare qualcosa, a occuparsi, a lavorare. Guai a farsi prendere dall'ozio. L'ozio è una bruttissima malattia, fin da piccolo. Allora io studio! Io lavoro! Io farò tutto quello che mi chiedete! Porca la vita del burattino, mi è venuta noia! E poi diventa buona l'acqua! Me l'avete promesso, vero? Te l'ho promesso, ma ora dipende da te! Sono fortunato! Domani sarò lontano! Molto fortunato! Molto lontano! Sono fortunatissimo! Lontanissimo ancora! Domani non sarò più un burattino! Domani sarò un ragazzo vero! Vero come te, Lucignolo! E per questo sto preparando una festa! Vieni, Lucignolo! Si mangerà pane, burro e zucchero! No! Io domani vado ad abitare in un paese. Che il più bel paese di questo mondo! La Gran Bretagna. Nel paese dei balocchi! Vieni anche tu! Se non vieni, te ne troverai! E dove lo trovi un altro paese come quello? Non ci sono scuole! Non ci sono maestri! E non si studia mai! E il giovedì poi non si fa scuola. E la settimana è composta da 6 giovedì e una domenica. E le feste d'autunno cominciano con il 1 di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili. Vieni. No! No, no, no e no. No, 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 no. Le donne si passano balloccandosi dalla mattina alla sera. La sera si va a dormire, il giorno dopo si comincia da capo. Che te ne pare? È una vita che faresti volentieri anche tu, Pinocchio, vero? Vuoi partire con me questa notte, Pinocchio? Che ci porterà verso quel fantastico paese. Tempo a poco però, deciditi. Sì o no? No, guarda, anzi, si sta facendo veramente tardi. Ma se poi la fatina mi grida, no, 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 guarda, addio, buon viaggio. Dove corri? E se la fatina ti grida, lasciala gridare. E quando avrà gridato, si calmerà. Altri 2 minuti, 2 minuti soli, e vedrai il carro! No! Ma sei proprio sicuro che in quel paese le settimane siano formate da 6 giovedì e una domenica? Sicurissimo! Rimani! No! Ma sei proprio sicuro che in questo paese le vacanze iniziano col 1 di gennaio e finiscono col 31 di dicembre? Certissimo! Ma sei proprio sicuro che in questo paese non ci siano scuole? Neanche una. E nemmeno i maestri? Nemmeno l'ombra. Però ci sono zucchero filato, caramelle, giochi! Vieni! No! Dov'è il paese? Dov'è il paese? Addio, buon viaggio! Pinocchio. Ma tra quanto parte il carro? Tra poco.
Quasi quasi aspetto con te. E la fatina? Povero Pinocchio! E se la fatina ti grida? Se la fatina mi grida, la lascerò gridare. E quando va finito, si piegherà. Eccolo! Chi è? È il chiaro che mi è venuto a prendere! Ma sei veramente certo che in quel paese i ragazzini non debbano studiare? Mai, mai, mai! Pinocchio, dai, alza me e stare allegri. Ricordati che mia mamma sta ragazzi in un paese dove si potrà fare chiasso dalla mattina alla sera. Beh, ho deciso, vengo anch'io. Sei tornato burattino, di legno sei tornato,
è l'unica sostanza con cui sei stato costruito. Svegliati! Pinocchio, svegliati! Il pesce cane! Cavallone rovesciò la banchetta. E allora a quel punto un orribile pesce cane che era lì vicino, come avrebbe visto cadere in acqua, corse subito verso di me. Tirò fuori la lingua, mi prese pari pari e mi inghiottì come un tortellino di Bologna. Che mi son parsi due secoli. Ma bambino, e come avete fatto a mangiare? E la candela, il fiammifero? Ma ora ti racconto tutto. Allora, la medesima burrasca che rovesciò la banchetta fece anche affondare un bastimento mercantile. I marinai si salvarono, ma il bastimento volò a fondo. E lo stesso pesce cane, che quel giorno aveva un appetito formidabile, dopo aver inghiottito me, inghiottì anche il bastimento. Ma non sei un boccone? In un suo boccone mi sputò solamente l'albero maestro, gli si era infilato fra i denti come una lisca. Ma la gran fortuna che il bastimento era pieno. Storia di un lungo malinteso, che gli uomini,
eccetto qualche privilegiato, qualche pazzo, qualche poeta a cui gli dèi hanno concesso di conoscere il linguaggio dei più piccoli. Ma le fate conoscono quello degli uccelli per molto tempo, hanno male interpretato la loro preghiera. Quanto più presto gli uomini soffocavano la giovinezza nel cuore, quanto più presto essi cancellavano dallo spirito